Ma innanzitutto voglio ringraziare tutti i piemontesi che mi hanno dato fiducia alla nostra squadra, alle nostre liste, ai miei candidati. È stata davvero una grande bella vittoria, il 50% di elettori che hanno voluto premiarci con la loro fiducia, che ci dà energia ma ci responsabilizza anche, come mi responsabilizza in questo milione di voti quelle 80.000 persone che hanno messo sola croce sul mio nome e che quindi hanno scelto la persona. Io dico grazie a tutti, dico grazie a loro, a chi ha votato le liste, ma dico grazie anche a chi ha votato gli altri candidati, perché io credo che davvero oggi ci sia la necessità, lezioni fatte, di chiudere una pagina, aprirne un'altra. Voltando pagina c'è bisogno dell'aiuto di tutti, perché il Piemonte deve uscire da questo momento di difficoltà, e quando c'è un lavoro difficile bisogna che ognuno faccia la propria parte. E abbiamo trasmesso un segnale di rinnovamento, un segnale di avere un'idea che prevede un Piemonte diverso, un Piemonte che cambia metodo, che cambia modo, che cambia anche persone, che cambia anche energia. Questo è quello che io credo mi soddisfa anche di più, avere ed essere riusciti a portare avanti un programma che ha fatto sperare ancora i piemontesi e che fa sperare anche noi di riuscire davvero a fare bene. E come mi ha detto Sergio Chiamparino, che ringrazio per quello che ha fatto e per la cortesia anche di rapporti che ha avuto in tutte queste settimane, io mi auguro che davvero riusciamo a fare meglio di chi ci ha preceduto. Lavoro, lavoro e lavoro, questa è la priorità assoluta. La gente mi chiede lavoro, non è possibile immaginare che una coppia non abbia figli o non voglia far figli perché ha il dubbio di essere in grado di mantenerli, o che chiunque abbia un lavoro precario vada in banca e si veda la banca che gli rifiuta il finanziamento per la macchina o peggio ancora per la casa perché ha il contratto che gli scade ogni 3 mesi. Questa non è dignità, questa non è vita. E allora a tutte queste persone io dico che noi ci saremo, la regione ci sarà, e faremo tutto quello che è nelle nostre capacità per stare vicino a queste persone e perché insieme al lavoro si sostengano le aziende, che sono le uniche che possono creare i posti di lavoro, si faccia un piano sul turismo e sulla cultura che rilanci quella che è una grande leva della nostra economia, si continui a valorizzare la nostra agricoltura come agricoltura di eccellenza e soprattutto si lavori per autonomia, cioè possibilità di tenere risorse dei piemontesi in Piemonte, ricordando sempre che i piemontesi pagano ogni anno a Roma 10 miliardi di euro in più di quelli che ricevono, e dall'altra parte fondi europei. Noi dobbiamo andare a Bruxelles, lì ci sono i soldi che pagano le aziende, le famiglie dei piemontesi, i lavoratori piemontesi, e questi soldi devono ritornare qui da noi, meglio di quanto è avvenuto in passato, e quando tornano essere spesi per le priorità reali della gente.